Ciao papà. Ciao ragazzi. Ma dove stiamo andando? Fiumicino, Terminal 3. Per andare dove? UK. Dove? Che città? London. London e poi? Poi che so, sei tu. E poi Brighton. Ciao Francesco. Ciao. Dove stiamo andando? Non lo so. Da. Ciao Chiara, ciao Francesca. Ciao, ciao Eleonora. Ciao, ciao. Ciao. La nonna di Campiglio. Chiara, guardi qua. Ma sti cazzi, non ce ne frega niente. Il numero non c'è. Non sai, questa non sarà mai una foto. Lo so. No. Ok, bella raga. Siamo arrivati a Londra, ora prendiamo i mezzi per Brighton. Ciao Simone! Ciao Paolo! Mi sento subito da casa! Ora ci vorrà circa un'ora. Siamo in pianura padana! Abbiamo preso il nostro primo cupcake. Eccoci dopo esattamente 5 minuti dal muffin a mangiare un panino light e corrotto al punto giusto. Siamo di nuovo sul pullman e adesso andiamo alle case. Speriamo di avere una famiglia orribile, sì! Dopo un lungo viaggio siamo arrivati alla casa e fa schifo. Questa è la camera dove dovrei dormire, con tutte le principesse Disney. Hello Kitty, delle cose paurose, e questo è il mio letto, quindi mi trasferisco direttamente nella stanza loro. Buonanotte Andrea. Buonanotte Paolo. Buonanotte Francesco. Buonanotte Paolo. Buongiorno principessa. Buongiorno principessa, buongiorno. Ora mi vado a lavare e spero di non prendere il tetano. Stiamo per uscire, Francesco si lava i denti e io sono tornato con i capelli di 2 anni fa perché non c'è il fono. Bravo Francesco. Have a good day. Have a good day. Bye. Thank you very much. Okay. Bye. Bye. Siamo entrati a Las Vegas. Rambo! Bravo, ma
mangia fish and chips. Bravo. Giornata in pratica è finita, stiamo tornando a casa sul numero 25. Qua controllano addirittura il biglietto appena entri. Francesco ci saluta e adesso speriamo di mangiare qualcosa di buono e poi si va a dormire. Buongiorno. Noi oggi andiamo a visitare il Royal Pavilion. Dopo quando c'è fame. È pure buono il cappuccino. Io non prendo niente. Allora. Dai, non l'ho acceso, tieni. Dai. Cade. Un po' di cibo. Allora, il Royal Pavilion non si possono fare foto e ci sono proprio i controllori a ogni angolo delle stanze che controllano che tu non faccia foto, e secondo me è una cazzata. Comunque qua hanno soltanto quello, poi i resti dei turisti dove vanno. Poi siamo andati a scuola, oggi abbiamo iniziato all'1:30, abbiamo fatto 4 ore di scuola, quasi 5. Allora, alle 2:30 c'è stato un attentato a Londra e in coincidenza proprio nello stesso momento nel nostro hotel dove facciamo le lezioni c'è stato un incendio piccolo e ci hanno fatto evacuare e sono arrivati i pompieri, quindi tutti si sono messi paura. Ora torniamo a casa. Chiudete la camera bene. Lasagna molto buona. Buona. Nonostante siano inglesi è veramente buona, è una patata come la fanno loro. Have a good day, bye. 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 Good morning, Andrea. Buongiorno. Oggi la giornata è iniziata decentemente bene. Adesso stiamo andando all'incontro, così non so, oggi dobbiamo visitare o il castello o il museo. Boh. Ciao! Metro C e si va al castello. Esatto. Esatto. Serviva, hai rovinato tutto. Torniamo a Brighton! Allora, non andate al KFC nei posti stranieri perché abbiamo ordinato, io ho ordinato per me e mio fratello un menù che è per 4 persone. Sono diventato una letta di pollo in pratica, mi sento tutto l'olio nel sangue. Cioè, globuli rossi fritti. Siamo provati. E ora andiamo in classe. Cercasi fegato, non perdi tempo. Brighton. Questa è la nostra scuola. Cioè, in pratica oggi è stata una giornata di merda. Siamo stati tutto il tempo a scuola e la sera siamo stati in pratica un'ora a cercare il ristorante dove mangiare tutti insieme. Alla fine non l'abbiamo trovato e ci siamo divisi. E abbiamo mangiato a Subway. Il signore che ci ospita, gli ho scritto che noi non torniamo a cena, però
giusta. E speriamo di prendere l'auto. Siamo tornati ora a casa e sotto casa nostra hanno appena fatto un incidente. Appena fatto incidente, c'è stata l'ambulanza. Benvenuti al Piper, poporopo, poporopo. Ma ci avete il colmo? Buongiornissimo. È piaciuto il museo? No! Una merda. Okay. Mai vista una cosa più schifosa. Guarda. Ok. Fa schifo, che cose facevano senso. Okay. Schifo, fa schifo. Fa veramente schifo! Casa adesso, facciamo l'ultima cena con la nostra family. Domani prima visiteremo qualcosa e la notte si parte. Ciao. Abbiamo preparato le valigie, tutto pronto. Ma quello è un chupacabra. Questa è stata la mia stanza. Questo è il bagno con solo doccia e lavandino. E qua c'è l'altro bagno che non apro perché c'è appena andata la signora. Ciao casa. Ciao. Ciao. Ciao casa. Ciao casa. Ciao Paolo. You live in the Italian weather with us. Thank you. Okay. Thank you. Attenzione. 19 e mezzo, ragazzi, ce l'ho fatta. Sta ancora pure seriamente stai sotto di tutto. Siete brutti, mamma mia. Sta piacendo il castello, ragazzi? Sì. Chiaro, non devi avere tutta questa enfasi. È un video, non è un documentario. Vabbè, là non è niente di che. No, devi dire, è bello, sì, basta. No, è stupendo. Ci avete altro da dire? A Roma. Basta. Vuole tornare a Roma? Voglio tornare a Roma. Io voglio restare qua un'altra settimana, lei vuole tornare a Roma. Lei vuole mangiare spaghetti. Vogliamo. Siete proprio i tipici italiani. Sì.
Sì. No, aspetta. Ma sei depilato con onore. Sì. Sì. Siamo italiani. Ma perché stiamo parlando di questo al castello? Infatti. Io ho fame. Andiamo all'aeroporto. Onore. Ah, di nuovo all'aeroporto. Che onore. Oh. Arrabbiata. No, non ti arrabbiare. Francesca, arrabbiata. No, Francesca, come non mi parli più? Francesca. Dico, questa cosa mi sta imbarazzando. Che mi dici? Non è una foto, Marco. Lo so. Che mi dici? Salve. Sta vacanza ci è piaciuta? È molto bella. Sarà bella. Inquadrami, sì. Ciao. Finalmente.